8 aprile 2020. Queste sono le immagini della riapertura di Wuhan, una cerimonia in grande stile per celebrare la rinascita della città e della Cina intera, che in tempi brevissimi rispetto al resto del mondo è riuscita a vincere l'epidemia da Covid-19. E queste sono le immagini di Capodanno 2021, quando centinaia di migliaia di persone sono scese per strada e nelle piazze per festeggiare l'anno nuovo. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, una folla di persone in festa, mentre fuori dalla Cina la maggior parte degli altri paesi era ancora in piena pandemia. Ma per raccontare Wuhan e la Cina, per scoprire alcuni aspetti inediti della città, conosciuta in Occidente solo a causa del virus, abbiamo intervistato Oliviero Di Liberto, in Italia ex ministro della giustizia e professore di istituzioni di diritto romano all'Università di Roma La Sapienza, nonché preside della facoltà di giurisprudenza, e in Cina, con gli stessi incarichi proprio a Wuhan, Di Liberto è ritenuto un importante punto di riferimento anche dall'Università cinese. Adesso la situazione è del tutto normale, io faccio lezione tutti i giorni, ancorché in remoto, grazie al computer, e le classi sono come le ho lasciate quando stavamo in presenza, cioè tutti i ragazzi insieme, non hanno la mascherina e vivono normalmente la loro vita universitaria, salvo le lezioni di noi professori italiani che facciamo a distanza. Pochi sanno che Wuhan è soprattutto una città universitaria. Tra pubbliche e private ci sono almeno 90 università. Wuhan non la conosceva nessuno ed è una città bellissima. Pensi che è proprio la città universitaria per eccellenza. Su 11 milioni di abitanti, 1 milione sono studenti universitari. Quindi è anche una città straordinariamente giovane, stimolante intellettualmente. Ma è bella. È una città costruita sull'acqua e ha la bellezza di 80 laghi. Pensi che soltanto dentro al campus dell'università dove io insegno ci sono, solo dentro al campus, due enormi laghi. A un anno di distanza dallo scoppio dell'epidemia, Wuhan cerca una rinascita nell'economia e nelle sue attività culturali. Alcune di queste sono legate all'Italia. L'Università di Roma, La Sapienza, ha aperto la sua sede nella città cinese, dando vita a progetti importanti. Lei ha coordinato un'importantissima operazione, la traduzione del codice civile in Cina, e quindi adesso la Cina ha un codice civile grazie agli studiosi italiani. Allora, i cinesi si sono scritti il proprio codice civile assolutamente da soli e lo hanno fatto benissimo. Noi abbiamo iniziato a portare il diritto privato romano, quello degli antichi romani, che però è la base di tutti i codici civili in tutto il mondo, dal Giappone all'America Latina, tutta l'Europa naturalmente, e i cinesi hanno capito che quel diritto poteva essere congiunto con la propria formazione, che è quella confuciana tradizionale, e il connubio tra queste due esperienze ha dato vita al codice civile cinese. I ragazzi cinesi stanno 3 anni a Roma. Imparano innanzitutto l'italiano, di cui hanno preso dei rudimenti in Cina, ma lo imparano da noi, poi imparano il latino, appunto, e poi imparano il diritto romano. La Cina è uno dei paesi che più investe nell'istruzione e nella ricerca scientifica. Circa 750 miliardi di dollari solo nel 2019, un aumento dell'8,74% rispetto al 2018. In Cina il 4,5% del PIL, di un PIL gigantesco, è investito in cultura e si vede. Ma Wuhan torna in questi giorni al centro dell'attenzione soprattutto per l'inchiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'origine del virus. Un'indagine che ha già suscitato molte polemiche. Ho visto che la missione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
si è risolta con diciamo, l'acclaramento che non c'è un laboratorio da cui è uscito il virus. Probabilmente, hanno detto, è la filiera alimentare diciamo, della macellazione degli animali vivi nel mercato, senza peraltro riuscire a trovare, diciamo, la causa prima dello scatenarsi dell'epidemia. Ma sicuramente, diciamo, tutti i complottisti sui laboratori sono stati smentiti da un'organizzazione mondiale terza. Come sono riusciti a vincere il Covid? Userei una parola sola, disciplina. Il governo ha stabilito che nessuno poteva uscire e nessuno è uscito. E a questo proposito, molti in Occidente hanno attribuito questa disciplina al rigido controllo del partito sulla popolazione, all'autoritarismo del governo cinese. Siccome le misure adottate sono state molto simili anche a quelle della Corea del Sud, dove ha funzionato altrettanto bene, non così bene, ma sicuramente bene, diciamo c'è sicuramente la guida del partito, ma c'è una disciplina naturale che nasce dal confucianesimo sicuramente, ma non soltanto, è una logica orientale. Basti pensare alla disciplina di un paese molto diverso come il Giappone, che però da questo punto di vista è simile, è l'Oriente, è molto diverso da noi.